Buongiorno, ecco, oggi è il 9 di aprile 2019. Ho qui una serie di oggetti. Cosa sono? Questi sono dei dummy. Facciamo subito vedere, manca l'innesco e abbiamo la palla e il bossolo. 9 corto, 7,65. Manca anche qui l'innesco per tutti quanti. Per quale motivo? Ecco, metto un attimo in silenzioso il telefono. E a cosa mi servono questi dummy? Riprendiamo il discorso. Adesso con la nuova legge si possono trasportare ufficialmente le armi in collezione al poligono e utilizzarle un attimo. Questo è il bello della diretta, faccio tutto quasi all'improvvisata, metto i guanti di là per evitare di rovinare. Allora, dicevamo, si possono portare ufficialmente, trasportare ufficialmente le armi in collezione, ecco, se già si è rotto, sono troppo piccoli, faremo senza, laveremo. E utilizzare al poligono. Allora, cominciamo. Io ho tutta una serie di armi in collezione che sono passate da una collezione all'altra, diciamo. Quindi queste ho rilevato una decina di anni fa una collezione di un anziano signore che smetteva. Gran parte di queste armi che vi mostrerò oggi appartengono a questa collezione. Cominciamo. Sauer und Sohn 1913. Quest'arma io non so neanche se funziona, perché ecco, ben oliata. Purtroppo vediamo se riesco proprio a trovare un paio, a mettere un paio di guanti senza strapparlo, perché non voglio poi dover ripassare tutte le armi una per una. Si fa, però ecco, ho messo il guanto. Dicevo, questa Sauer Sohn 1913. Prodotto fra il 13 e il 20 in ottime condizioni. Vediamo se riesco a mettere un altro guanto. Almeno sono più tranquillo. Che si strappano facilmente. Ecco, così va meglio. Ecco qua. Adesso. Allora, cominciamo subito con la prima arma, la Sauer Sohn. Vediamo se alimenta. Io non ho materiale per la ricarica di questo calibro, 2, 3, ma mi sono fatto fare i dummies, 4, da chi spara ancora in questo calibro, 1, 2, ok, ne ho messi, ho 10 cartucce, ne ho messe 7. Ecco, ci siamo, 7 cartucce teneva il caricatore. Cominciamo. Vai. Camerata. Il caricatore, il primo funziona. Proviamo il secondo caricatore. Così una volta che attiverò una mia PEC, io manderò una PEC all'autorità competente e andrò al tiro a segno nazionale acquistando
le cartucce, parliamo in collezione, non si possono avere cartucce. Qui abbiamo la sicura, funziona lo scatto. Allora, ok, abbiamo provato la prima pistola in ottime condizioni, guardate, Sauer 1913, prodotta fino agli anni 30, tutta in acciaio, leggerissima o ben oliata. E allora, togliamo qui, ora voglio fare la seconda prova. Queste sono capsule, bossoli innescati con la sola capsula. Sola capsula, assenza di un po' di manovra, perché quest'arma non ha hold open. Bisogna fare e non è facile neanche da afferrare. Dubito che passerà tramite il caricatore, ci proviamo. Ma ho sentito prima lo scatto. Se riesco a farla, a far entrare, ecco, è entrata. Ora proveremo la percussione. Mi giro l'arma da un'altra parte. La percussione c'è stata, è bella forte. Ottima percussione con un'arma così vecchia. E diciamo che la Sauer ha superato a pieni voti la prova.